grandi dialoghi della musica. Le linee sono occupate. Vi preghiamo di attendere. Sarà nostra premura a rispondere il prima possibile. No, io, ragazzi. Devo venire qua giù, fa 40 euro. Il mio babbo fa film seriosi sulla memoria storica, di quelle dove si pensa e si piange spesso. Ma questa volta voglio parlare di quello che faceva prima di essere ufficialmente serio. Ogni tanto esce fuori con qualche trovata, tipo quella volta che con alcuni amici eravamo seduti sul divano di casa mia a cazzeggiare con il cellulare e arrivo lui dicendo: ragazzi, vi faccio vedere una cosa. E io: no, babbo, ti prego. Mise la scena del senso della vita dei Monty Python, dove il signor Creosoto mangia e vomita nello stesso momento al tavolo. Uscirono da casa guardando il babbo con un sorrisino. Ancora non avevano capito bene da che genere è stato generato. La mia mamma era imbarazzata. Però da allora i miei amici considerano il mio babbo un eroe. Allora ho indagato fra gli amici che aveva a tavernelle e anche nella musica. Non l'avessi mai fatto. Mentre gli altri genitori fanno sentire ai loro figli la Pausini, Vasco Rossi e il Festival dei Fiori, il mio babbo nell'iPod da piccino mi metteva i Toxic e i Dreamad, due band che canto in continuazione. I Toxic da Pisa hanno fatto canzoni che ancora i miei amici mi chiedono: oh, ma come fa la canzone degli amici di tuo babbo? E allora gli metto Sant'Onore e Asti o quella del fantastico video Birra. Oppure mi chiedono dei Dreamad, con Mai dire sì o Alimentari, ma ve li presento durante il film a modino. Un monte dall'88. Com'era? 86, no, 86 o noi 87, anche 83. Loro sono poi gli gruppo, anziani. Poi 89? Quando sei arrivato? No, 88. 88, dai. Grazie. Se fa, se abbiamo fatto 31 anni sul palco, 83 anni di cazzate prima, 2-3 anni, sì, fra conoscersi, ricovere, canne, fiaschi. Un'altra domanda? No, non mi risulta, non mi risulta. Poi se l'hanno fatto loro, me l'hanno detto, a me non mi risulta. Sputtanati parecchio. Come potete notare, sì tantissimi. Sì, siamo sistemati. Siamo proprio. Abbiamo ville un po' ovunque, diversi poteri, insomma, sparsi qua e là, mogli a mantenere. Agrifave. Agrifave, sì, diversi. Abbiamo aperto una catena di agrifave. E vabbè, sì. Da chilometro zero. Ma zero totale. We'll be right back.
Fani, Fani. Oh, Dio Bonino, chi l'ha sciolto? Buongiorno. Buongiorno. Oh, buongiorno. 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 I'm Hugo. E voi come ti chiama? Carolina. Come la mucca. Oh, Fani. Selene. My name is Selene. Selene. Ne conosco una di Selene. Molto bene. Me lo immagino, se me lo immagino. What? Digli a Carolina, visto che tu sai l'inglese, che la mi garba di morto. Morto? Beh. I love you, ma no io, lui. No. What? No. Bye. Meno male tu sapevi l'inglese. Oh Fani, siamo agricoli, non siamo mica lingui. Andiamo via, vai. No. Quale stanotte? Una. Due ore mi ha bussato alla porta. E te tu l'hai fatto entrare? No, l'ho fatto uscire. Cosa sarà la vita mia senza fide? Quale? Ciao Serena. Ieri sera. Una, tu vedessi il lavoro, due ore senza le aree. Lo so, capita spesso anche a me. Senza le aree, senza mettere semmai. Buonasera. Buonasera a lei, signora, benvenuta, prego si accomodi. Grazie. Come sta? Bene, lei? Ma io tutto a posto, ero qua che pensavo e secondo me... Grazie. Secondo me l'architettura moderna in un ambiente fashion come il suo sicuramente ha bisogno di una scalacchiocciola. Potrebbe avere ragione, sa? Perché non fa un sopralluogo a casa mia? Signora, scusi se mi intrometto. Sì? Parlo per esperienza, una scala a chiocciola che mi scappi morto e non ci passa la barra. Certo se il morto si fa cremare. Certo se il morto si fa cremare, la crema si fa leccare. Buongiorno. Buongiorno, maestra. Buongiorno. Ma lasciavo la donna. Mi viene il dubbio che l'abbia trovato un altro, perché quando gli ho chiesto delle spiegazioni ha cominciato a dirmi che le occasioni vanno prese al volo. Ma secondo lei mi tradisce? Guardiamo. È un bel casino. Per forza. Grazie, io che le devo dire? Più chiaro di così, non so come ringraziarla. Quanto le devo? Sì, sono 300 euro a nero, grazie. Via, ti fa lo sconto. 2,90. Meno male. No, va bene. Mi sa che l'ho preso io in nero. Buongiorno. Guardia di finanza. Buongiorno. Mi faccia vedere la ricevuta. E devo un foglietto a nero. A nero? È una mia. Amica, ma qui c'è un verbale salatissimo. Qui si passa in millino. Non si può. La faccio una cosa, guardi. La mi di 300 euro a me, a nero, e si chiude un occhio. Oh Loris, e gli ha boccato, 300 euro gliel'ho preso io, 300 euro tu gliel'ha preso te e tu volevi andare a lavorare. Siamo a posto, vai. Andiamo. Eh,
tantissimi, cioè, perché secondo la mia teoria, no, quando c'è un rapporto a tre, il vero peuro è l'amante, capito? Non è il marito. Perché se no, perché se sei innamorato dell'amante, poi ti trovi anche il marito, cioè, sei proprio una scrofa. Hai la moglie che ti stressa, il lavoro non si trova, il figliolo che si droga, e l'amante. Sono scene che c'hai presente, sono tutti, no? E ricordi, uno non li dice, no? E dice, ma è presente, no? Quando, no? E sono cose che abbiamo visto tutti, no? Però vabbè, anche capita, diciamo, gliela lecco, no? Per un, tanto per un baciarla, capito? Bocca, arrivi. Non resisterai, c'hai presente quando la tua donna mi puzza il fiato e ti viene da onca. C'hai presente quando sei ubriaco e neghi l'evidenza. Posso dormire tranquillo, posso dormire tranquillo. Lo Stato pensa per me, posso dormire tranquillo. A me mi ha rovinato la vita, per esempio. Eh sì, ora contropelo lo puoi nemmeno di più, perché visto che ora vanno tutti shaved, no? Teste fischiette, no? Io, cioè, poi ci salivo, io ti spiglia tutto, però... Mai abbastanza briao da non capire più, mai talmente lucido da meravigliarmi, non mi farebbe vero, sarebbe solo pelo nero. Pelo nero, contropelo, lingua contropelo, lunga lingua langue contropelo, contropelo, lingua contropelo, lunga lingua langue contropelo. Io canto, non so che dire, canto, perché mi fa cantare. Fa finita, sì o no? Io, gli stavo lui? Io? Io sono buco. Sì, tu sei buco, tu lo sapevi. Io sono buco a bestia, credimi, a bestia. Sì, sai che t'ha a fare là, c'è un campo di fave, porti il culo a far merenda, vai. Che me lo fa un panino alla porchetta? Panino da porchetta. Un panino. Come si mangia? No, tu vedrai, sto tre alle muove. Gnam. Con una raccola sul viso, mi ha fatto un bel sorriso. Ma io da stare affermata, almeno sulla finocchiona ci contavo. Io questo film lo fo, la location la fa cagare. E colazione scarsa a bestia. Voto? 2. Perché, come si dice, alimentari è più, come si dice, è più quotidiano, capito? È più donnina a panino e salame, è più altro, capito? Americano è... Poi ci siamo stancati anche noi. Sì, poi insomma, americano, mai, tanto un cazzo, cioè, è sempre americano, è sempre merda. Invece alimentari è in evoluzione, capito? È in itinere, come si dice. Ancora! E poi? Vai di cazzo, vai! Vai, vai!
Ma guarda, chi scrive testi è sempre stato lui, cioè quel testo, quei testi lì l'ha scritti lui, quindi sarà lui che avrà un problema con la sua mamma. Io ho semplicemente interpretato questo problema. Guarda, ve lo interpretavo bene, cioè, no? Bravo. Te, mo. Dammi via. Vai. Dedicata a tutte le mamme. Penso poco, vivo male, bevo troppo, cambierò. E mia madre si dispera. Sera alla festa della birra ci siamo divertiti da fa paura. Ah sì? Mamma mia, siamo stati bene. C'era tutti di noi. Peccato, c'era la birra. Ragazzi, scusate se vi interrompo, ma io vado via. E ho c'ho da fare. Come eh? Io ragazzi c'ho da andare. Va a casa? Il lavoro, molte di cose. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. E nulla, c'era Marco, c'era Giovanni, la Laura. Ma tu sono andati poi. E dopo devono essere andati a ballare a Firenze, ora non mi ricordo il posto come si chiama, ma insomma. Uguale. Perché? Insomma. Perché fa? Ti arriva un messaggio, eh? Non ci avete pensato. Che fa? Oh! Che ti sei scordato? Oh, che ha fatto? Che ti ha fatto? Ho fatto una origgia. Vai a farti vedere. Andiamo. Secondo me quando sono andato via non si percepiva l'impellenza di dover fare qualcosa d'urgente. Sai, cioè, non è che sono tanto troppo distanti da noi e le stanno meno bene, eh. Sono più vicini a noi quelli che quell'altri che con il collettino bianco. Il barbone è tanto vicino a noi. Siamo seguendo una lucertola in un campo. Questo film fa cagare, però.
difficoltà. Oltretutto mi sto confondendo con la diversità. E accecato da un fascio di luce che mi travolgerà. Mi sorprendo e mi trovo distratto tra sogni e realtà. Struscio le palle sui sassi fino a che mi ci verranno le croste. Che male. Cazzo di domande, te lo sembra un marzullo, perché mai dire su? Perché mai dire no? Perché mai dire no? Avevo detto sì, pensando ai tempi bui, ai capelli lunghi, non rinunciavo mai. E ora dico sì, guardandomi allo specchio, i capelli sono corti, ma il cielo è sempre blu. Accidenti, è una domanda molto difficile. A parte un pezzo non si fa più da, non si suona più da film, no? Se un pezzo del tempo, no. Comunque la che, seconda che hai detto. Che non, sì, anche io credo sia la seconda. Sì. fa parte di quel periodo molto sperimentale dove volevamo fare un disco che non avesse né capo né coda, e quello era una frase perfetto. Storpio, in fondo sono nato così, rotto e retto, senza via di scampo, la scienza libita si chiede perché, tracce vergini, come non se ne vedono più, estinzione di una razza protetta, dile quando sì, astio, rotto il retto, astio. Non era silenzio. No. Di a Carolina mi garba i muri. Come la mucca. Digli a... la mucca. La Selen. Facciamo la... Sarebbero 300 euro almeno. Fammi la battuta, fammi fare la battuta, fammi non mi rompere i coglioni. Pezzo che abbiamo fatto a presa di culo per i francesi in occasione dei mondiali, poteva essere ancora più colorito, capito? Tipo Gerard Depardieu ce l'ho messo, no, che è un briaissimo, cioè ci sarebbe Champignon. 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 Champignon.
crack.